Buongiorno. Appuntamenti come quello odierno sono importanti occasioni di incontro e di sviluppo di sinergie pubblico-private per avviare delle azioni che rilancino la competitività del nostro paese. Stiamo attraversando un momento storico senza precedenti in termini di conflitti e di crisi. Molte sono state le azioni a carattere urgente intraprese dal governo in questo contesto. Sono però necessarie politiche strutturate di più ampio respiro per il rilancio, la crescita e la produttività del nostro paese. In questo senso, l'imponente sfida della doppia transizione verde e digitale pone al nostro tessuto produttivo l'obbligo di cambiamenti difficili, impegnativi, che possono però essere anche diventare una grande opportunità. Ed è proprio su questo fronte che, come governo e con il Dicastero che rappresento, abbiamo voluto essere al fianco delle imprese con alcune misure fondamentali di sostegno in termini di sostenibilità e digitalizzazione. Penso, tra le altre, alla nostra misura cardine del credito 4.0, oggi ripensata in ottica green. Ne hanno beneficiato oltre 150.000 imprese, per uno stanziamento di 24 miliardi. Penso al rifinanziamento della nuova Sabatini Green, penso al fondo per il sostegno alla transizione industriale, 300 milioni di euro, e penso anche all'iniziativa Investimenti Sostenibili 4.0, finanziata per 400 milioni di euro. Altrettanto numerose sono le misure a sostegno della trasformazione digitale, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese, tra cui il finanziamento dei centri per il trasferimento tecnologico, la misura Smart Start e gli accordi per l'innovazione in tema di tecnologie abilitanti fondamentali. Siamo poi intervenuti anche con azioni complementari sul tema dell'approvvigionamento di materie prime critiche, soprattutto avvertito per via della preminenza del settore manifatturiero nella nostra industria. L'Italia infatti è prima nell'Unione Europea per l'incidenza delle materie prime critiche sul PIL. Siamo a un livello quasi del 40%. Su questo fronte abbiamo istituito quindi il Fondo Nazionale del Made in Italy, per 1 miliardo di euro iniziali che devono supportare la crescita delle filiere strategiche nazionali. Si tratta di una misura che fa parte del più ampio e organico intervento del decreto legge Made in Italy, che proprio in questi giorni, quest'oggi, abbiamo discusso in Parlamento e contiamo di concluderlo a breve. Contiene misure di supporto, valorizzazione e promozione delle nostre eccellenze che spaziano dalla formazione alla lotta alla contraffazione, fino ad arrivare al sostegno delle filiere e allo sviluppo delle tecnologie. Vorrei però concludere osservando che il tessuto economico non può crescere in un contesto di incertezza giuridica, con ostacoli burocratici, con lungaggini amministrative. Proprio per questo ci stiamo impegnando come Ministero al fine di garantire una minore burocrazia e un maggior grado di trasparenza. Oltre al varo del DDL concorrenza in questo senso, che si trova alle battute finali in Parlamento, ci siamo proprio impegnati in una ingente riforma degli incentivi per semplificare e rendere più organico l'attuale sistema incentivante che conta più di 2.000 misure. Certo, molto ancora c'è da fare e sono sicuro che la vostra iniziativa, a cui auguro ogni successo, potrà essere di grande ispirazione e grande aiuto in questo senso. Grazie mille.